Buongiorno bambini, buongiorno famiglie, pronti per una nuova puntata del Brico Vangelo? Sì, buongiorno a tutti! Ma cosa è successo? Vedo che hai la barba e gli occhiali. Sì, un piccolo cambiamento di look, ma hai anche il berretto? E inizia a fare freddo, siamo in dicembre, infatti è una puntata straordinaria quella che andiamo a fare. Parleremo infatti di San Nicolao. Una festa molto conosciuta per il 6 di dicembre, quindi diamo subito la linea allo studio che ci permetterà di vedere cosa riguarda la storia di San Nicolao. Buona visione! Per conoscere la figura di Nicola andiamo in una città della lontana Turchia, dove è nato Nicola. Nicola era una persona che stava bene, faceva il suo lavoro. E nella stessa città c'erano anche tante persone, insomma, vediamo che è una città abbastanza florida, vediamo una bella città con tante persone che stavano bene. Qualcuno magari non era così bravo, lo vediamo anche dai volti, c'era qualcuno anche un po' di cattivello. Perché diciamo questo? Perché non andava per tutti così bene. Infatti c'era un padre povero, vedete, abitava ai margini della città. Un padre che era rimasto da solo, non aveva più la moglie e aveva con sé 3 figli. Era molto povero, non riusciva più a guadagnare quel tanto che bastava per dare da mangiare alle sue figlie. E allora iniziò a pensare, poverino tra sé e sé, che avrebbe dovuto dare le sue figlie a quei cattivi signori che abbiamo visto prima, perché lui non sapeva più come fare per andare avanti. Quel signore cattivo le avrebbe date a fare un brutto lavoro e l'avrebbe umiliate. Il padre era veramente addolorato da questa cosa e non sapeva più come fare, però il rischio era quello di morire di fame. Nicola venne a sapere questa cosa e allora ebbe una grandissima idea. Voleva fare del bene, voleva aiutare quelle 3 figlie e allora però, per non farsi riconoscere, andava fuori dalla finestra e ogni giorno lanciava al suo interno delle monete, proprio per aiutare le figlie, grazie a quelle monete che lui ogni giorno gettava all'interno della finestra, la famiglia riusciva a sopravvivere perché il padre, trovando proprio queste monete, riusciva a occuparsi delle figlie. Però il padre delle 3 figlie voleva riconoscere chi fosse la persona così generosa e allora ebbe un'idea. Chiuderò le finestre. Così quello che mi porta ogni giorno i soldini dovrà presentarsi alla porta e io potrò finalmente ringraziarlo e potrò dire sei veramente generoso, sei bravissimo, sei veramente tu che ci hai salvati. Il giorno dopo, quando arrivò Nicola, trovò la finestra chiusa e quindi non c'era alternativa. Come far arrivare i soldi senza che lo riconoscessero? Perché lui non voleva essere ringraziato, lui voleva fare del bene. Solo per il gusto di fare del bene, non perché loro lo riconoscessero. A lui bastava questo. Si guardò in giro, si guardò in alto e trovò l'idea. Salire sul tetto, arrampicarsi vicino al camino e da lì gettare al suo interno le monete. Le monete caddero all'interno della casa e arrivarono, si infilarono proprio nelle calze che le ragazze avevano messo ad asciugare. È da allora che c'è la tradizione di pensare a qualcuno che entra dal camino per portarci i regali. E per quello che si mettono le calze sul camino ad asciugare, proprio per ricordare questo grandissimo gesto di generosità del nostro Nicola, che poi nel corso della storia divenne il grande San Nicolao. San Nicolao divenne così vescovo, ovvero divenne una persona responsabile di tanti cristiani e con il suo esempio continuò a occuparsi dei poveri e a dare a tutti quello di cui avevano bisogno. Ed è per questo che ancora oggi ricordiamo la generosità e la bontà di questo santo. E quindi ogni volta che pensiamo a come si sale sulla cammino per dare qualcosa a qualcuno e quando ci aspettiamo dei regali pensiamo alla bellezza di questo gesto che
che San Nicolao ci ha insegnato e che adesso noi ricordiamo. Grazie mille per questa bellissima puntata e quindi buon San Nicolao a tutti e non dimentichiamo mai questo bellissimo gesto, l'idea di salire e entrare dal camino, beh, ci ha fatto capire quanto fosse determinato e che carattere forte avesse il nostro San Nicola, addirittura da salire sul tetto. Ouch! Auguri, buon San Nicolao a tutti!